la scoperta del teletrasporto quantistico e dell'entanglement, tutte le specie della galassia riuscirono ad avanzare mostruosamente nel progresso tecnologico, modificando radicalmente la vita quotidiana, rendendo irrilevante la distanza e potendo comandare gli oggetti con la mente. Ma unendo questi due fenomeni, nelle loro conseguenze si ottiene un terzo fenomeno che cambia radicalmente l'esistenza di ogni essere vivente. Alcune particelle, sotto particolari condizioni, possono sdoppiarsi in particelle virtuali, la cui esistenza non è soltanto una mera formalità matematica, ma è proprio un ente fisico, come venne dimostrato nel XXIII secolo nella Federazione Indoeuropea al CERN di Ginevra. Il teletrasporto quantistico e l'entanglement, inoltre, permettono di generare una copia di una particella che è connessa alla particella originale e ad essa identica. Sfruttando questi due meccanismi, era possibile creare una copia identica di un oggetto, o meglio di farlo sdoppiare in due entità connesse in entanglement. Divenne possibile creare due proteine partendo da una sola, o meglio far esistere una sola proteina in due posti contemporaneamente. L'esperimento si è ripetuto con molecole e macromolecole sempre più grosso fino ad arrivare ad un piccolo virus capace di trovarsi in due posti contemporaneamente, ma c'è una fregatura. La distanza di tutti gli atomi che lo compongono fra di loro è enorme e di conseguenza gestire tutto l'entanglement di tutte queste particelle fra di loro e teletrasportarle tutte insieme in due posti contemporaneamente senza distruggerle era impossibile se non a distanze minuscole. Praticamente il virus poteva trasportarsi in una distanza minuscola, più piccola del virus stesso. Cosa significa questo? Significa che il virus poteva solo esistere in due stati sovrapponibili, come il celebre gatto quantistico, più che vivere in due posti contemporaneamente separati. Com'era possibile per le particelle più piccole, invece? Ma questo gli permette comunque di avere proprietà eccezionali. Il virus può esistere in due stati diversi contemporaneamente di disposizione dei suoi atomi, e ci sono miliardi di possibili combinazioni diverse. Questo significa che, come il gatto che può essere vivo e morto contemporaneamente, il virus può essere con un gene normale o con un gene mutato contemporaneamente. Potete immaginare le conseguenze quando introducete l'evoluzione darwiniana in questo contesto. Il virus può essere in più stati possibili. Lo stato vincente è quello che si riproduce, e alla fine il virus esce sempre nello stato vincente. Praticamente il virus, ogni volta che si riproduce in una nuova cellula, prova sempre le migliori combinazioni, facendo l'evoluzione di millenni in pochi istanti. Nacquero dei virus letali proprio a causa di persone che con l'influenza usavano il teletrasporto quantistico male. Nacquero questi virus capaci di essere anche in 3000 combinazioni diverse contemporaneamente e di scegliere le 17 migliori, per esempio, o le migliori 154, o la migliore e basta. Ma con il progredire del teletrasporto quantistico microscopico, questi virus divennero capaci di mandare le proprie copie alternative a distanza, a comunicare con loro in entanglement. In parole povere, esisteva un virus in cui ogni copia aveva migliaia di copie che potevano andare anche a distanza e che comunicavano fra di loro. Fu un disastro. Non esisteva più un virus che si differenzia in tanti ceppi minori, ma solo un grande virus in cui, quando anche una sola delle copie trova la combinazione evolutiva vantaggiosa, la trasmette a tutte le altre. E tutte le altre si evolvevano come lei. Una gigantesca pandemia, la morte bianca che ha sconvolto il nostro gruppo locale di galassie, in cui tutte le copie del virus sono connesse e si aggiornano in una sorta di grande rete. Ma questo non ha impedito il progresso. Siamo riusciti a usare la superposizione anche sui batteri, e poi su amebe, e via via su esseri sempre più grossi e complessi. Immaginate che sorpresa quando abbiamo davvero costruito una scatola in cui un gatto arancione poteva essere sia vivo sia morto. Abbiamo realizzato una barzelletta metaforica di millenni fa. In questo furono utili i computer quantistici, poiché loro stessi si basavano sulla superposizione di tantissime particelle contemporaneamente. La tecnologia era una trappola ottica con intensi campi laser che obbligano la superposizione tramite vibrazioni sincrone. I primi animali complessi a farlo furono i tardigradi, perché possono vivere nel vuoto e quindi in queste macchine. Ci siamo chiesti se un giorno anche l'uomo avrebbe potuto essere in due stati contemporaneamente o, chissà, essere in due posti contemporaneamente, altro che teletrasporto quantistico, roba da età della pietra. Il primo essere umano che ha provato questa cosa, ironicamente, ero proprio io. Io sono stato il primo a poter vivere nelle varie possibilità parallele, ma solo una per volta, una sorta di viaggio nel tempo. Adesso potevamo tutti farlo, ma contemporaneamente. All'inizio fu una cosa semplice. Un uomo entra in una cabina. Lì dentro viene attivato lo stato di sdoppiamento. La copia è identica in tutto e per tutto, ed è teletrasportata in uno spazio così piccolo da essere praticamente dentro di te, ma intoccabile al tempo stesso. Ma, hey, in un certo senso, sei in due posti contemporaneamente. Era figa come idea, ma poco utile praticamente. Poi abbiamo imparato a gestire le differenti copie come se fossero versioni alternative, copie virtuali appunto. Quindi ogni copia era diversa. Se io mi trovo nel momento di fare una scelta lavorativa importante, mi sdoppio all'istante. Una delle due farà una scelta e l'altra no. Così, guardando il futuro di entrambi, potrò decidere in quale rimanere e quale clone invece far collassare dentro di me. Era una piccola
forma di esistenza in più universi paralleli, ma limitatissima, dato che puoi rimanere sincronizzato solo per pochi momenti. Era una tecnologia troppo futuristica, a nessuno interessava avere copie di sé in altri universi, tutti volevamo copie di sé in questo universo. Quindi dei casini e della seconda guerra multiversale ne parleremo un'altra volta. La gente così iniziò ad usare i cloni per altro, di solito come copie alternative. C'è un incidente stradale, mi sdoppio, così una copia viene uccisa e l'altra sopravvive. Tutto in un solo universo. Poi la distanza fra le copie aumentò, pur rimanendo confinate in un metro quadrato. Così ora potevamo sdoppiarci in modo da avere quattro braccia da usare, quattro occhi, quattro orecchie, quattro gambe con cui correre, per poterci piegare senza doverlo fare al tempo stesso. Poi le copie poterono finalmente distanziarsi, era possibile creare una copia di sé e farle fare qualcosa mentre noi facevamo qualcos'altro. In questo modo ogni umano poteva fare due lavori, o farne uno solo e nel frattempo andare in vacanza, per seguire i propri hobby, sbadare alla famiglia, guardare la TV. E la mente di due corpi era connessa, quindi tutte le informazioni erano in comune. Divenne possibile per uno studente studiare due materie contemporaneamente senza sovrappeso alcuno. I migliori tecnici della moltiplicazione del corpo umano erano in grado di evocare anche 3, 4, 5 copie e mandarle a fare di tutto, vivendo tutti gli effetti delle vite parallele. Ma era una tecnologia ancora primitiva. I cloni potevano vivere solo ad un chilometro al massimo di distanza nei casi migliori, duravano molto poco, inoltre erano spesso poco fisici, troppo probabilistici, quasi dei fantasmi. Diciamo che se toccavano un tavolo, nel 90% dei casi non lo toccavano e in uno solo lo toccavano. Spesso i cloni, per le persone più deboli, dovevano fare a turno su chi esisteva di più e chi invece era solo una particella virtuale. Le cose migliorarono in seguito quando la gente poteva davvero fare tantissime cose contemporaneamente in sincronizzazione. Ma io ero uno di quelli bravi, potevo mantenere 10.000 stati di esistenza dentro di me, 300 cloni nelle mie vicinanze, 50 cloni a distanza di diversi chilometri, un clone anche a 500 anni luce di distanza sincronizzato con me mentalmente, dall'altro lato della galassia senza sincronizzazione. Ero il migliore in questa tecnica, avendone perfezionato le basi tecnologiche e avendo il miglior tasso di sincronizzazione con i miei cloni. Infatti esiste un modo di allenarsi a questa tecnica. Una volta attivato lo switch del meccanismo, bisogna concentrare la propria connessione mentale e poi estenderla a tutto il sistema nervoso e dopo cercare di rimanere assolutamente immobili. Così anche immobile deve essere il clone, ovviamente, preferibilmente in isolamento sensoriale, così le differenze e i disturbi sono minimi. I due saranno sempre più connessi, il loro legame è sempre più forte. Fui a scoprire come fregare il sistema, scoprendo che potevo far allenare anche i miei cloni in questa cosa. Se io ci mettevo 2 anni di intenso allenamento per poter gestire ad esempio la mia abilità al meglio e duplicarla con i miei cloni, usando un altro clone ci avrei messo solo 1 anno, usandone 4, 6 mesi, usandone 8, 3 mesi, usandone 16, solo 1 mese e mezzo, con 32 cloni me la cavavo in poche settimane. Così creai una gigantesca armata di cloni e per 5 anni mi ritirai su un pianeta lontano per allenarmi costantemente, senza sosta, in totale isolamento sensoriale, e man mano che aumentavo il mio potere evocavo altri cloni aggiungendoli all'allenamento. E alla fine, quando arrivai a milioni di cloni, iniziai un grande torneo. Ogni clone era pari di forza rispetto agli altri, quindi combattendo contro me stesso avrei conosciuto tutte le mie debolezze e le mie forze, creando contromosse e controcontromosse ad ogni possibile versione di me stesso. Dopo diversi mesi, tutti i cloni si ammazzavano fra di loro, ad eliminazione, e io in mezzo a loro. Scontro dopo scontro, tecnica dopo tecnica, fra moltiplicazione, teletrasporto, controllo della materia, telepatia e così via. Ogni volta che un clone sconfiggeva l'altro, tutto il potere del secondo entrava nel primo, raddoppiandolo, fino allo scontro finale, fra me e il mio ultimo clone. Uno scontro che è durato per giorni, con tale potenza che quando chiudevamo e aprivamo gli occhi, interi oceani sparivano e ricomparivano, si distorcevano e si distruggevano. Quando l'ho sconfitto e anche lui è rientrato dentro di me, ho sentito un flusso di potere così forte, così grande, che senza neanche dover usare un medium tecnologico mi sono ritrovato vicino a un buco nero. Ho toccato la sua superficie nerissima senza sentire nulla. Ho camminato su di esso come se fosse un banalissimo parquet e poi l'ho spezzato in due colpendolo con tutte le mie forze, assorbendo tutta la sua energia. Io sono davvero l'elemento supremo di questo futuro, sono colui che ha portato al limite le sue capacità. Nessun essere può affrontarmi. Con questo potere illimitato potevo gestire interi eserciti di potentissimi cloni, distribuendo il mio potere fra di loro. Potevo conquistare intemi sistemi solari senza battere ciglio. Ma le sorprese della meccanica quantistica non finiscono qui. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Tutti ci abbiamo sempre creduto, eppure nel microscopico esiste una momentanea eccezione a questa regola. È possibile infatti che, dal vuoto, emerga una coppia, particella e antiparticella. Le due subito si attirano e in un microsecondo si annichiliscono, producendo energia che viene riassorbita nel vuoto. Non è vera creazione e distruzione, perché nulla si è creato e nulla si è distrutto. Dallo zero è emerso 1 e meno 1, che subito sono tornati 0.
Inoltre, maggiore la quantità di materia creata, minore è il tempo che ci impiega a tornare nulla. Ci vuole un millisecondo per annichilire due particelle. Figuriamoci quanto ci vuole per annichilire 2 kg di materia e antimateria creati in questo modo. Nel vuoto dunque esistono piccole fluttuazioni energetiche minuscole ma percepibili. Il vuoto è un mare ribollente in cui esiste il puro caos, in cui le particelle e antiparticelle quantistiche e minuscole navigano in questo caos come onde in un oceano infinito. Qui le regole della meccanica quantistica comandano. E il vuoto è favorito dall'entropia, che porta ogni cosa a decadere, che porta alla rottura dell'ordine in caos e che porta alla distribuzione dell'energia e del calore. Noi esseri viventi invece siamo negentropici, noi accumuliamo calore, energia, restiamo e resistiamo al decadimento e anzi ci riproduciamo estendendo la nostra attività. Invece di decadere in forme di vita più semplici, noi ci evolviamo. La vita e l'entropia sono movimenti opposti che lottano per il controllo dell'universo, aggregazione contro dispersione. La vita è immune agli effetti distruttivi del nulla e nega il suo potere. Ed infatti delle entità macroscopiche, che siano pianeti, stelle, buchi o esseri viventi, le regole della meccanica quantistica non valgono. E come mai? Perché c'è la decoerenza quantistica, quel processo in cui quando ci sono troppi enti che entrano in entanglement e troppe variabili in gioco, i processi quantistici non hanno più senso ed emergono invece comportamenti macroscopici a livelli superiori. Il culmine di tutto questo è la gravità, che rende del tutto irrilevanti i meccanismi quantistici e tende ad aggregare tutto, laddove invece l'entropia distribuisce tutto. Questo abbiamo in comune noi, gli animali, i computer, i virus, i buchi neri e gli asteroidi. Noi abbiamo massa, noi ci uniamo, noi ci fondiamo per resistere all'entropia, che invece vuole che tutto si distribuisca, che tutto si spari e si disperda. Ed infatti hanno scoperto nel lontano 21° secolo che l'energia oscura, quel fenomeno che spinge l'universo ad espandersi e alla materia a disperdersi sempre più velocemente, potrebbe essere causato proprio dall'energia del vuoto che causa quelle fluttuazioni. La vita è una spirale che si espande e si ingrandisce in un frattale infinito senza fermarsi mai, una spirale, un puzzle di spirali che si uniscono fra di loro, mentre l'entropia è in conflitto, è la distruzione, la caduta nell'infinito nulla, il caos. Ma che succede quando si fondono gli effetti microscopici e quelli macroscopici? Si ottengono effetti sorprendenti, la superfluidità, la superconduttività che hanno fornito i primi superpoteri. Inoltre, dato che lo spazio-tempo nasce emergendo dall'entanglement a rete di diverse particelle, utilizzando la schiuma quantistica che si trova nel vuoto e gonfiandola artificialmente, è possibile creare delle bolle di spazio-tempo. Gonfiandole e gonfiandole si crea un'equazione inversa a quella di E uguale mc al quadrato, perché in questo caso si crea massa negativa, che invece di incurvare lo spazio verso di sé e produrre accelerazione, crea una espansione dello spazio e quindi una distanza maggiore, diventa più difficile percorrere lo spazio. E la massa negativa, ossia le bolle di spazio vuoto, si creano facendo l'opposto del fornire energia, ossia togliere energia. Come dimostrato da Stephen Hawking, dunque, lo spazio è il contrario dell'energia. L'assenza di massa è l'opposto di massa. Di conseguenza, l'espansione dello spazio è una conseguenza diretta della creazione di materia e antimateria. Dunque, con questo meccanismo, noi riusciamo a creare materia e antimateria dal vuoto e poi questo stesso vuoto si gonfia e crea uno spazio sempre più grande. Questo spazio chiuso è come un piccolo universo tascabile. Noi riusciamo per esempio a fare in modo che le nostre tasche contengano uno spazio di 5 stadi. Possiamo creare delle buste di snack senza fondo. Possiamo contenere in una valigia interi magazzini. Abbiamo trasceso lo spazio-tempo. Ma questi spazi-tempi possono diventare così grandi da essere degli universi separati dal nostro, per i più ricchi e potenti di noi, che possono quindi governarli. Ma come ho detto, questa non è una tecnica che può funzionare per sempre. L'universo non è nato così. La materia e l'antimateria si attirano fra di loro, la loro unione produce tantissima energia e l'energia ritorna al vuoto. Tutto ritorna allo zero. La tendenza a ritornare allo zero è l'entropia, la tendenza a mantenere la separazione è la vita. Ma più lo facciamo, più il nostro tempo in questo universo diventa breve. Il nostro universo è ormai un groviglio pieno di bolle e sottobolle, sta diventando instabile, la materia e l'antimateria sono attratte in modo molto più forte, i processi sono instabili, le costanti fisiche stanno cambiando, stiamo letteralmente rompendo l'universo. La particella che risente di più dei fenomeni assurdi è il fotone. Il fotone non ha massa e di conseguenza può andare alla velocità della luce. Il fotone vaga nell'universo e vaga per l'eternità senza mai morire, fino a quando non viene assorbito. E dato che viaggia alla velocità della luce, per lui lo spazio-tempo è distorto al punto che per lui tutto è simultaneo. Per il fotone non esiste un prima e un dopo, per lui tutto avviene così velocemente che è un enorme ora, tutta la sua vita gli appare di fronte come un quadro fermo, l'universo è eternamente immobile. Quando ottenuto,
questo illimitato potere assorbendo il buco nero, diventando capace di trascendere la mia condizione di mero Homo sapiens e di poter comandare le mie particelle facendole accelerare, distorcendo lo spazio-tempo attorno a me fino a raggiungere la velocità della luce come se fossi una navicella, ho ottenuto questa esperienza. È incredibile essere un gigantesco fotone. Ho una memoria che ricorda tutto il mio passato, ma posso anche ricordare il futuro. Tutta la vita mi scorre davanti agli occhi, un circolo infinito. Infatti, come dimostrato dall'esperimento della scelta ritardata nella doppia fenditura, i fotoni possono venire influenzati retroattivamente, ossia i fotoni cambiano comportamento a seconda di quello che succederà nel futuro. Come se già sapessero, proprio perché il futuro può inviare informazioni al passato, cosa che il tachione fa già tranquillamente tutti i giorni. E siccome il fotone è ubiquitario, anche io lo sono con i miei cloni. Di conseguenza io ormai non ho più un corpo singolo, ho tanti corpi singoli. Io posso essere ovunque contemporaneamente e da nessuna parte. Io sono contemporaneamente in ogni luogo e in ogni tempo. Ora! E la mia mente percepisce tutto questo. Ora. Questo ci rende capaci, con una decisione ora, di influenzare 20 milioni di anni fa. Quindi noi dobbiamo allearci. Gli infettati dal virus quantistico, che si comportano tutti allo stesso modo grazie al virus che modifica il loro DNA, ottengono poteri strani, soprannaturali, che per via degli effetti retrocausali si stanno diffondendo anche nel passato della storia dell'umanità, soprattutto in Romania, ci hanno dato una mano. Con un virus simile sarà possibile diffondere in tutte le cellule viventi del gruppo locale DNA modificato che gli conceda poteri soprannaturali, ma soprattutto che li connetta intimamente, formando una sola grande coscienza intellettiva che unisce la galassia e che fornisce una forza soprannaturale. I computer quantistici vogliono pure unirsi a noi. Se entrassimo tutti quanti in entanglement, unendo cervelli e computer, creeremmo il computer quantistico più potente che si possa immaginare. Ma se tutto questo è materia programmabile, e tutti noi siamo ovunque grazie all'entanglement quantistico, e possiamo sovrapporci e unirci intimamente fra di noi a tutto quanto, inizio ad avere un dubbio. Questa nostra convergenza ci renderà forti per affrontare l'oscurità che sta arrivando e che ci divorerà? Oppure proprio la trappola, il buco nero che ci farà tutti quanti precipitare in un gorgo infinito e che ci divorerà tutti? Insomma, se ci dividiamo, regnerà il caos, vince l'entropia e tutto sarà nulla e caos. Ma se ci uniamo, rischiamo di convergere tutti quanti dentro Yog-Sothoth, o peggio, quello che sta sopra di lui. Non ne sono tanto sicuro, ma per questo devo andare dove le prime comuni con la mente alveare sono state create dai telepati. In quanto rappresentante di questo futuro e uomo più potente, devo verificare se la loro unione mentale sia genuina o contaminata dei demoni interni che ci condannano al caos. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di mettere mi piace, di iscriverti a questo canale, di visitare la pagina Facebook, il profilo Twitter, il canale Telegram e, se vuoi donare, la pagina TP. Inoltre, se questa rubrica ti piace, aiuta a sostenerla condividendo questo video e scrivendo qua sotto i tuoi pensieri. Ci vediamo al prossimo video.